Deputato Lorenzo Fontana, qui siamo a Verona, in zona stadio, e qua c'è uno dei banchetti organizzati dalla Lega Nord, uno dei gazebi, per la raccolta firme su una serie di referendum. Sì, intanto bisogna dire che c'è stato un grande afflusso di persone, 150 firme in una mattinata qui al mercato dello stadio, è sicuramente un successo. Ci sono 1500 banchetti e gazebi in tutto il nord in questi due giorni, grande affluenza di cittadini che sono venuti a firmare, quindi significa che comunque gli argomenti sono sentiti. In particolar modo qui abbiamo raccolto numerose firme per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abrogazione della legge Mancino e quindi anche l'abolizione delle prefetture, insomma, è abbastanza sentita, ci fa molto piacere perché è evidente che in questo momento la Lega è in sintonia con quelli che sono i sentimenti della popolazione. Abrogazione di leggi che peraltro sono appunto novità, perché alcune sono cose che gli ultimi governi hanno rimesso in pista. Sì, c'è stata questa direttiva europea poi recepita dal Parlamento italiano che prevede che tutti gli immigrati, anche fondamentalmente clandestini, possano partecipare ai concorsi pubblici. È una norma assolutamente incredibile, la riteniamo totalmente assurda, pertanto vogliamo che questa sia abrogata. Devo dire che veramente ci sono comunque tante persone che stanno venendo e ci fa molto piacere perché non ci aspettavamo un successo di questo tipo. Che speranze ci sono poi che questa raccolta firme poi arrivi a realizzare proprio un referendum vero e proprio? Ma intanto in questi tre mesi dobbiamo raccogliere 500.000 firme, ma penso che vedendo un po' la situazione sicuramente riusciremo. Poi manderemo tutto ovviamente alla Corte Costituzionale, vedremo quale sarà il responso, ma ci sono ampie possibilità che si arrivi effettivamente a dei referendum per abrogare queste leggi, e pensiamo anche che ci sarà un grosso consenso popolare, perché lo vediamo proprio in questi giorni. La cosa che sicuramente però fa più piacere è vedere che la Lega è tornata a essere forte nelle piazze.